perché non è solo. Buongiorno a tutti. Cominciamo con 15 minuti accademici che voglia. So, cominciamo un evento aspettato per un tempo, se c'è una grande attesa per questa mostra, è un momento di ricominciare la stagione. Sentiamo tutti, dopo questa estate, ma è stata abbastanza morbida, però adesso ricominciamo la stagione culturale e cominciamo come di solito con l'inaugurazione della grande mostra a Palazzo Strozzi. Io vorrei ricordarvi che la fondazione di quale io ho il piacere e il privilegio di essere direttore generale era nato nel 2006 con uno scopo, e questo era di trasformare la città. E se voi mi permettete di utilizzare una parola, essendo straniero io posso forse utilizzare parole diversamente che voi, per me la città di cui parlo io quando parliamo del Palazzo Strozzi e trasformazione è una città che va alle frontiere del territorio toscano, che finisce a Grosseto, a Livorno, ma che ha un'intesa di città inclusiva dell'identità di questa parte d'Italia. E questa trasformazione era una trasformazione di quantità in qualità, che non più Firenze sarebbe soltanto un luogo da venire in pullman per 4 ore e vedere due cose, mangiare panini, comprare un maglietto con le parti private di Davide e andare a Venezia. Non più Toscana, un bel territorio, una bella regione, però olio e vino, basta. È una regione che rappresenta innovazione, creatività contemporanea. Questa era la missione del Palazzo Strozzi quando fu nata nel 2006 e rimanga la nostra visione. In molti diversi sensi il Palazzo Strozzi è un'espressione di questo scopo, questa missione e questo territorio e questa città in senso mio. Questa è un'espressione perché anche è un esperimento unico in questo paese e secondo me unico in Europa adesso di una fondazione autonoma, indipendente, composta in parità di pubblico e privato e con un bel fetto di proprie risorse. So, abbiamo qui la presenza, dei fondatori che erano all'inizio, che hanno cambiato un po' recentemente, per bene sempre, abbiamo il Comune di Firenze, la Provincia di Firenze, la Camera di Commercio di Firenze e un'associazione di partner privati, la PPS, e in poco tempo, ma per poco tempo, dal 2007 affiancato, sostenuto della Regione Toscana. Questo fa di questo esperimento un'eccezione in il paesaggio politico, economico e culturale di questo paese. Facciamo sempre le mostre, ma voi conoscete, io vedo poche sconosciute in questo, io non devo spiegarmi troppo. Abbiamo una politica culturale qui di animare, di trasformare, di trasformazione. Io vado a tornare alla fine a questo, però alterniamo perché questa mostra abbiamo avuto Pontormo Rosso. È un'espressione della nostra politica di celebrare l'arte, il patrimonio incredibile di questo bel territorio, bel paese e bel città. Però alterniamo perché ci sono le collezioni di qualità in questa città, però non hanno tutto. Dobbiamo andare in aereo a New York, a Madrid, a Parigi, vedere molto Picasso. So, ogni secondo grande mostra alterniamo e portiamo a Firenze opere che sono poco rappresentate nelle collezioni della città. Questa è una strategia che trova una delle sue espressioni perfette in questa mostra, la seconda curata di Eugenio Carmona, che porta un altro visione di Picasso qui insieme con i più grandi e più importanti realtà culturali sull'arte moderna in Spagna, il Museo Reina Sofia. Questo è un momento eccezionale. Io vado dopo tornare anche ad un altro argomento: contemporanea è vivo e vive a Palazzo Strozzi. Nonostante spiacevoli circostanze,
un programma di contemporanea sarà fatto tutta questa stagione e apriremo in marzo, come di solito, un altro mostro sull'arte contemporanea e la strozzina. La contemporanea, il contemporaneo è sempre qui, un impegno imprescindibile e non è scomparso. E io vi invito di venire a controllare questo anche. Qui siamo, come sempre, nate per la città e rimaniamo fedeli a questo scopo. Con queste parole io vorrei passare la parola al primo cittadino di questa città, il nostro sindaco e anche, se mi ricordo, anche il nostro assessore alla cultura, Dario Nardella, che ha sempre sostenuto il palazzo in tutto, quando lui era presidente della Commissione 5, quando lui era vice sindaco, e adesso io conto, come sempre, sul sostegno di Dario Nardella, il nostro sindaco, onorevole Dario Nardella, e il suo sostegno. Grazie. Grazie al direttore James Bradburn. Sono lieto di essere qui anche con la delega alla cultura che ho deciso di tenere proprio per conferire importanza e centralità alle scelte, alle politiche culturali a Firenze, come merita questa città e come merita l'amministrazione comunale. Come ha detto molto bene il direttore James Bradburn, il Comune di Firenze è uno dei soci fondatori e sostenitori della fondazione, nonostante le grandi difficoltà economiche che, come ben sapete, attraversano tutte le istituzioni locali, noi abbiamo mantenuto l'impegno economico verso questo centro e conto, spero, anche da futuro sindaco della città metropolitana, dal primo di gennaio acquisirò questa aggiuntiva responsabilità, di poter sostenere la fondazione, poiché la città metropolitana erediterà dalla provincia anche questo compito, in questo caso paghi uno, prendi due, non so come metterla, ma insomma nella doppia veste cercherò di imprimere un supporto anche dalla città metropolitana. Ha detto molto bene direttore Bradburn quando si è riferito alla città allargata, al territorio che va oltre i confini comunali di Firenze e anche quelli provinciali, attraversa tutta la regione toscana. Mi soffermo solo su due aspetti, per me estremamente significativi. Il primo, la cultura è decisiva non solo per accrescere la coscienza critica dei nostri cittadini, di chi entra in contatto con essa, ma anche per qualificare un'offerta turistica. Sapete che Firenze è una grande capitale del turismo. Ebbene, i risultati davvero positivi di questi ultimi mesi ci fanno comprendere un aspetto, e cioè che grazie all'offerta culturale noi possiamo aumentare la qualità della destinazione turistica della nostra città. Firenze in questi ultimi mesi, in un contesto nazionale ahimè molto negativo sul turismo, come sapete, molto negativo, non solo ha aumentato di 200.000 presenze notturne, ma ha accresciuto la permanenza media da 2,3 notti dell'anno scorso a 2,4. Cosa significa? Significa che i turisti che vengono a Firenze si fermano sempre di più. Solo 5 anni fa eravamo sotto le 2 notti. Avere dei visitatori che si fermano nella città significa avere un pubblico attento, curioso, che apprezza un'offerta culturale, che non è il turismo mordi e fuggi, che non ci interessa e che anzi, francamente, noi cerchiamo anche di scoraggiare. Non a caso mi rimproverano perché abbiamo i ticket dei bus turistici più alti d'Italia. Benissimo, non sono abbastanza alti, perché i pullman che scaricano centinaia di persone in città e che in poche ore pretenderebbero di conoscere la straordinaria ricchezza di questa città, secondo me non servono a nessuno se non a chi li promuove. Non servono neanche ai visitatori, che in 4 ore non possono farsi un'idea di questa città e penso che in 2 giorni non possono neanche farsi un'idea di tutta Italia. Questo turismo fa male alle città d'arte, fa male alla cultura e non serve neanche a chi spende tanti soldi magari con la convinzione di aver imparato qualcosa. Il nostro obiettivo è quindi puntare su questi investimenti, su quelle realtà come Palazzo Strozzi che invece possono aiutarci a qualificare un'offerta che migliora anche l'immagine internazionale della città. Il secondo aspetto riguarda proprio l'autore, Picasso, ovviamente Cristina Cidini
il direttore del centro Reina Sofia potranno dirci molto di più di questo grande artista, però trovo significativa la collaborazione con un grande museo di Madrid che io ho avuto l'onore e l'occasione di visitare, e mi ha fatto anche molto piacere che tra le opere che vedrete vi sono anche dei riferimenti alla grande, straordinaria, inimitabile opera che è Guernica, con degli schizzi preparatori. Sarà retorica, per me non lo è, ma in un momento in cui le guerre non sono affatto terminate, ma anzi continuano ad aumentare, le abbiamo perfino ai confini, ed è giusto questo titolo di questo libretto, Mai più guerre, da Firenze, città della pace, città in cui la pira ha portato sindaci 50 anni fa da tutto il mondo, mandare un segnale al mondo di cultura significa anche mandare attraverso l'opera, la vita di Picasso, un messaggio forte di pace, di solidarietà, perché non vi è nessuna guerra buona, nessuna in assoluto, e questo un grande artista come Picasso ce lo ha insegnato, come spesso fanno gli artisti che aprono gli occhi ai politici perché vedono molto più lontano di quanto non vedano gli altri cittadini. Grazie. Grazie Dario, io vado a parlare un po' di più dopo su questo librino Famiglie e Bambini, questa mostra che infatti si chiama Mai più guerra. Io passo la parola alla nostra assessora alla cultura della regione, molto attiva, attivista, brava, e è un piacere sempre dal suo arrivo, io è sempre un piacere di vederla. So, benvenuta a Palazzo Strozzi, e do la parola. Molte grazie. Ma direi che innanzitutto mi preme riconfermare e riprendere atto, vista anche l'interruzione, il cambio che c'è stato all'assessorato, del fatto che questa collaborazione avviata con la Fondazione Palazzo Strozzi contribuisce anche per la Regione Toscana ad avere un partner molto dinamico che ci propone in un anno come quello che stiamo vivendo, che si sta per concludere, due mostre molto interessanti. La prima che ci ha portato a indagare, approfondire il manierismo toscano e quindi un approfondimento sul nostro territorio, l'altra che ci fa saltare in Europa e ci porta a contatto con un importantissimo museo, con un personaggio forse dei più amati dell'arte moderna, conosciuto in tutto il mondo, dicevamo prima forse molto amato anche dalle giovani generazioni e dai bambini. Quindi assolutamente sollecitazioni importantissime che ci fanno anche apprezzare la modalità con la quale queste sollecitazioni vengono realizzate. Innanzitutto un'attenzione per il territorio che viene effettuata tramite un collegamento non solo ideale ma anche concreto, il passaporto che lega tutto quello che accade all'interno della Fondazione Palazzo Strozzi con il territorio circostante fiorentino certo, ma non soltanto, è una modalità attraverso la quale si riesce sul territorio a fare rete, quindi cogliere l'opportunità di un'istituzione così dinamica affinché questa sia una porta sulla Toscana e ci aiuti in questo modo a realizzare veramente quel sistema museale regionale che leggiamo essere tra i propositi e tra gli obiettivi anche della riforma del ministro Franceschini e con il quale ci stiamo confrontando proprio su questo in virtù di un protocollo che il presidente Rossi e il ministro Franceschini appunto hanno firmato a fine maggio e che ha proprio lo scopo di fare in modo che i musei statali, i musei regionali, i musei civici, il nostro grandissimo patrimonio museale possa entrare in rete tra musei appunto, ma non soltanto tra di loro, e possa che questa rete estendersi anche tra un contatto che si instaura tra il museo, tra l'istituto culturale e tutto il territorio, inteso anche come economia territoriale. In fin dei conti la Toscana ha una chiave di rilancio e di rilancio appunto economico e sociale molto importante, che è quello di puntare sulle sue carte migliori, e quindi il collegamento tra la cultura, il paesaggio, le economie locali, intese come produzioni locali, come artigianato, sono sicuramente una chiave vincente. E su questo mi preme ricordare una cosa che io stesso ho appreso frequentando e venendo a visitare la mostra di Pontone Rosso, è l'importanza che queste mostre hanno anche per la valorizzazione dell'artigianato locale. Il restauro è una delle attività in cui la Toscana eccelle e in cui possiamo vantare veramente
veramente grandi istituti con grandissime competenze, tanto da poter tentare di ambire ad essere anche centro di una rete nazionale ed europea per le tecnologie legate al restauro dei beni culturali. Si tratta quindi di sviluppare, a partire da una mostra, un contesto territoriale e direi anche oltre i nostri confini, fino ad arrivare a quelli nazionali ed europei, in cui alla cultura e all'accesso alla cultura si leghino innovazione, ricerca, sviluppo, antiche e consolidate produzioni e nuove produzioni materiali e immateriali. Credo che questo debba anche essere il nostro criterio ispiratore per accogliere il dibattito che dal 2 al 4 di ottobre si terrà nella città di Firenze con il terzo forum mondiale dell'UNESCO. Ci presentiamo con una storia e tanta curiosità per il confronto anche con gli altri. Grazie. Grazie, assessore. Come ho detto prima, questo esperimento Palazzo Sozzi è un'innovazione di avere la piena cooperazione, collaborazione, partnership del pubblico e privato, e non soltanto a livello di governance con l'associazione di partner Palazzo Sozzi, che è 45 in poi soci con la presidenza di Leonardo Ferragamo, però anche ogni mostra ha il suo sponsor, il suo sostenitore dei privati. In questo caso sono tre. Sono la Banca Cera di Firenze, c'è l'Enel e c'è Generali e i main sponsor, il sponsor principale di questa mostra senza nessun dubbio è l'espressione anche della città, la Banca Cera di Firenze. E io invito il dottor Cecuzzi di parlare della parte della banca. Grazie. Grazie, io buongiorno a tutti. Io rappresento il presidente della Banca CR Firenze, quale consigliere d'amministrazione e membro del comitato esecutivo di Banca CR Firenze. Il professor Morbidelli si scusa, ma ha avuto un impegno non previsto e è dovuto andare via da Firenze. Vorrei partire da una considerazione del tutto personale che nasce dall'introduzione che ha fatto il direttore generale, quando ha ricordato che nel 2006 è nata la Fondazione Palazzo Strozzi. Io allora avevo un altro cappello e un'altra veste e sono stato tra le persone che ha favorito la costruzione di Palazzo Strozzi, di quello che è oggi Palazzo Strozzi. E ricordo a chi allora seguiva queste cose che Palazzo Strozzi nacque dalle ceneri di una istituzione che non aveva dato l'apporto che doveva dare e che era stata poi dovuta chiudere per problemi di debiti. Fu una scommessa allora, ma la scommessa è stata davvero vinta credo che il gruppo Intesa San Paolo, che fa parte dei partners di Palazzo Strozzi e che attraverso Banca CR Firenze, che è il suo braccio operativo nell'Italia centrale, ha garantito alla Fondazione negli anni un supporto continuo. Ricordo anche che le ultime tre mostre degli ultimi anni, le mostre importanti, l'avanguardia russa, gli anni 30, l'arte in Italia oltre il fascismo, il danaro e la bellezza, i banchieri e Botticelli, hanno visto Banca CR Firenze tra i main sponsor. E questo credo che rappresenti perché si fa queste cose, perché io credo che oggi le banche, come le industrie, come i gruppi privati, le assicurazioni e gli altri gruppi, in un momento in cui le istituzioni, per ragioni di bilancio che tutti conosciamo, devono pensare a operare secondo la loro missione principale, è importante che si sia presenti nel territorio dove si opera anche attraverso iniziative come questa. Io sono molto d'accordo con quello che diceva il nostro sindaco Nardella sull'importanza del driver culturale. No, ecco, ovviamente il telefono arriva al momento meno opportuno. Perché oggi noi che non dobbiamo, secondo me, continuare a piangerci addosso. Mostre come questa rappresentano hanno una grande importanza, un grosso fiore all'occhiello, non solo per il nostro territorio, ma anche per il nostro paese. E il driver culturale, dicevo, attira certamente molto di più di quello che può essere il solito turismo scappa e fuggi. Questo tipo di mostre dimostrano anche la vitalità del paese.
E quindi è anche importante essere presenti sotto la veste della sponsorizzazione per riuscire a dare un proprio contributo al superamento delle difficoltà che conosciamo. Chiudo perché è inutile parlare poi più di tanto, fra l'altro ricordando che proprio per favorire l'accesso alla mostra abbiamo concordato di consentire ai nostri clienti un biglietto a condizione di favore, non starò a dirlo perché riguarderà i nostri clienti, ma questo perché favorisce certamente la presenza, la partecipazione a queste mostre, rappresenta un arricchimento anche per tutti noi che viviamo in quest'area. Grazie. Grazie tante. Io mi ricordo quando io sono venuto qui in 2006, ho detto due cose un po' incomprensibili, però adesso si comprende. Io ho detto che non vogliamo visitatori, perché di visitare è un atto unico. Abbiamo voluto fruitori, utilizzatori, ospiti, persone che tornano. Nello stesso conferenza stampa, infatti, io ho detto un'altra cosa un po' eccentrica, inglese, io ho detto non vogliamo sponsor, vogliamo partners, perché un sponsor anche è una volta, però ogni anno la banca CER e altri sponsor, anche Enel sarà in futuro presente, anche Generali sarà presente, sono sostenitori, non sono più sponsor in senso di un pagamento, una mostra, un logo e basta, via. Non sono sponsor di Morde e Fuji, sono partners. Non abbiamo più visitatori di Morde e Fuji, vogliamo le persone che vengono e tornano. Io passo la parola a Giuseppe Maduri per Enel, che era per questa mostra la prima di, io spero, una lunga relazione, una lunga partnership con il Palazzo Strozzi. Sì, vi ringrazio il direttore. Due parole giusto per non prendere troppo tempo. Enel la conoscete tutti, è una delle prime utility al mondo in Europa, il nostro core business è l'energia. Oggi nel mio intervento vorrei solo dirvi perché siamo qui, rendere chiaro un po' quello che prima il direttore anticipava. Noi abbiamo una lunga tradizione a sostegno dell'arte, della creatività, anche nella città di Firenze, in Toscana abbiamo fatto diverse cose come Anna d'Arte, ma abbiamo accolto l'invito che ci è arrivato dalla Fondazione Palazzo Strozzi per diversi motivi, provo ad elencarli. Il primo, proprio nella logica che ci dava qui il nostro direttore, in una fase di grandi ristrettezze, i primi budget che vengono dagli altri sono quelli sulla comunicazione. E quindi noi scegliamo di fare alcune cose che riteniamo importanti e strategiche. Questa è stata ritenuta un'attività strategica. Uno, per l'innovatività del progetto Fondazione Palazzo Strozzi. Abbiamo visitato la fondazione, ospitati dal direttore e dallo staff, con il nostro personale, con i nostri esperti, abbiamo considerato questa un'eccellenza a livello italiano. E quindi abbiamo poi successivamente valutato questa proposta, sapendo che in Toscana e con Palazzo Strozzi facciamo un'operazione culturale d'immagine che parla al paese. Secondo, il tema della città e trasformazione, come diceva prima James, siamo dentro questo ragionamento. Noi siamo leader in Italia e in Europa delle Smart City, pensiamo che la Smart City sia una città più veloce, più innovativa, ma una città nella quale la qualità della vita deve stare al primo posto. Noi facciamo il nostro pezzo, provando a collegare le reti di telecomunicazione con le reti elettriche, dando maggiore efficienza energetica. Pensiamo che dentro questa Smart City i cittadini sono quelli che devono viverla nel miglior modo possibile, e l'investimento in cultura e in creatività è uno degli asset fondamentali per fare in modo che la Smart City sia sempre di più una città orientata verso i cittadini. Ultimo punto, l'attenzione a Firenze e alla Toscana è un'attenzione che Enel ripropone. Noi siamo presenti con più di 3.000 dipendenti in territorio toscano, abbiamo diversi interessi, siamo interessati a valorizzare quello che da questo territorio emerge in collaborazione con la Fondazione, con il Comune e con la Regione. E poi, la dico per ultima, come dicono gli inglesi, last but not least, Picasso. Enel è proprietaria di Endesa, che è la grande compagnia energetica spagnola. Noi da diversi anni sosteniamo il Museo Picasso a Barcellona, e quindi rispetto a questa proposta abbiamo colto un link anche innovativo, cioè mettere a sistema
una importante attività nostra di comunicazione e di promozione a livello globale. E quindi questo link Barcellona-Firenze e nell'Endesa, con la collaborazione degli enti, l'abbiamo ritenuto un'operazione importante da valorizzare e vi ringraziamo quindi per l'opportunità. Grazie. Last but not, certainly not least, Laura Bassi, Generali. Spero mi sentiate, io sono Laura Basso, mi occupo della comunicazione di Generali Italia. Non posso che concordare con le parole di chi mi ha preceduto, quindi anche per Generali questo progetto così importante è strategico ed è stato selezionato proprio per la valenza che riteniamo fondamentale in una città in cui, ricordo, noi abbiamo un'effigie importante proprio in Piazza della Signoria come il Palazzo Generali, che noi chiamiamo Palazzo del Leone, quindi la nostra presenza in città è fondamentale e noi vogliamo contribuire allo sviluppo delle comunità. Solo una parola per dirvi chi è Generali Italia. Spero il gruppo Generali non ha bisogno forse di grandi presentazioni, leader assicurativo non solo in Italia ma in Europa. Generali Italia è invece la compagnia assicurativa nata dalla fusione delle tre precedenti realtà assicurative INAS Italia, Toro e Generali. Perché siamo qui oggi e perché è così importante? Perché nelle nostre corde, chi siamo noi? Voi mi vedete e pensate solo alla polizza assicurativa che dovete pagare, probabilmente all'RC auto, eccetera. In realtà noi siamo 7.000 persone in Italia come dipendenti, altre 7.000 tra sales network, più di 14 tra agenti, agenzie. Siamo persone che lavorano per delle persone, per soddisfare bisogni, necessità, eccetera. Il nostro la prima preoccupazione che abbiamo è la tutela di qualcosa, la vostra, del patrimonio, dei vostri beni. Questo fa sì che nel nostro DNA ci sia la componente di salvaguardia, di promozione e, diciamo così, di custodia, che secondo me è propria dell'arte. Il nostro ruolo, come dicevano appunto il dottor Cecuzzi, è di assistere le comunità. Live the community è il nostro primo valore, per cui per noi la comunità è fondamentale, perché sono le persone che la abitano. Migliorare e dare la possibilità a molte più persone di vedere questa mostra di un innovatore come Picasso, perché non dimentichiamo che Picasso è il momento di rottura dell'arte ed è riconosciuto per questo merito di grandissimo innovatore. Noi vogliamo dare la possibilità a tutti, a molte più persone, ringraziamo tutti le persone intorno al tavolo per averlo portato qui, perché riteniamo che un miglioramento della qualità della nostra comunità è un miglioramento di tutti, di noi con imprese, della cittadinanza, eccetera. Ora mi taccio perché secondo me è sufficiente. Grazie a tutti. Grazie, grazie tantissimo. Prima di passare la parola al curatore della mostra, io vorrei invitare la dottoressa Cristina Cedini di parlare. Dottoressa Cedini era per 6 anni una consigliera di amministrazione della Fondazione e adesso è presidente del nostro Consiglio di Indirizzo Internazionale e secondo me e secondo molte persone in questa professione è una delle più grandi, importanti e visionarie professionisti in settore museale internazionale e per me è un grande onore sempre di invitarla di dare un parere, la sua visione del nostro lavoro. Grazie al direttore James Bradburn per l'introduzione così amichevole, apprezzamento nella quale voglio far notare che lui ha usato visionario nel senso anglosassone del termine. Persona che ha una visione, non che ha delle visioni, sortite fantasiose. Il mio mestiere impone una aderenza alla concretezza delle cose che rischia di penalizzare l'aspetto originario dello storico dell'arte, aspetto che rifiorisce, si rivitalizza e gioisce di fronte a una mostra come questa, alla quale, tengo a dirlo per una volta, il Polo Museale Fiorentino, pur così ricco di opere d'arte, non ha potuto contribuire se non in termini di appunto totale condivisione del progetto, perché tutte le opere esposte vengono dal Museo Nazionale Centro d'Arte Reina Sofia e quindi siamo gratissimi a questo grande museo che ha voluto partecipare ad un'avventura culturale basata a Firenze, rinnovando la collaborazione e la stima tra le grandi istituzioni spagnole e la realtà della nostra città. La mostra sarà presentata e introdotta da par suo dal curatore Eugenio Carmona, che ha anche la responsabilità di un bellissimo catalogo che vi invito a
sfogliare ma qualcosa di più, a meditare, a cogliere tutte le sue grandi capacità comunicative, facendo tesoro anche di quello che si trova nella cartella stampa, materiale di primo ordine, nel quale devo ammettere di aver apprezzato particolarmente, io che amo i manuali, le due pagine dove si definiscono le correnti artistiche del Novecento, perché serve a tutti ripassare talvolta quali sono state le più animate, le più costruttive tendenze di questo secolo breve ma al tempo stesso così straordinariamente intenso e vario, e in questo caso calarci in quel crogiolo, la Spagna, la Catalogna, così ricco di spunti, così fitto di personalità, così capace di innovazione, che è stato appunto attivato dai vari movimenti, pensate solo di cubismi, che sono elencati quattro più il neocubismo, quindi i movimenti che hanno teso a coincidere ma anche a differenziarsi attraverso personalità che sono di tutto riguardo e che naturalmente annoverano Picasso, ma che potrebbero, lo fanno infatti, presentare altresì Salvador Dalí, Juan Miró e tanti altri artisti di cui magari sappiamo meno e che invece meritano tutta la nostra attenzione. Da storico dell'arte dedito più al passato che non a un passato recente o addirittura al presente, mi affascina soprattutto la capacità della mostra di portare allo scoperto le radici culturali profonde di Picasso stesso e dei movimenti che gli sono contemporanei, degli artisti che gli sono stati vicini e che comunque hanno condiviso con lui questo momento davvero ispirato e creativo. Le radici profonde che sono la classicità, l'origine mediterranea, il culto della bellezza che sa però trasformarsi in una sorta di ricerca delle origini spregiudicata e innovativa. Se approfondiamo, come viene fatto nella bellissima sala dedicata a Guernica, la genesi di un capolavoro così ancora emozionante a distanza di decenni, vediamo distintamente dai disegni, ma si potrebbe anche collocarlo nel percorso di Picasso a quel tempo, la presenza di immagini e icone tratte dal mito, senza tempo, fuori dal tempo, ormai assimilate profondamente, il Minotauro per esempio, ma anche presenze come il cavallo che attraversa la cultura mediterranea da quando, secondo il mito, Poseidone lo fece scaturire dallo scoglio con un colpo di tridente. E le vediamo protagoniste di un dramma odierno attraverso una rifigurazione che nulla toglie alla loro potenza arcaica, ma che tutto invece ci dice del rinnovamento di cui è stato capace un artista come Picasso, la cui grandissima figura non ci si stanca mai di indagare e di tornare ad approfondire e dal mio punto di vista per capire una volta di più quanto vasta e quanto introiettata fosse la sua cultura artistica, così come quella di tanti altri suoi contemporanei, non certo improvvisatori di idee fantasiose, ma rinnovatori appunto che partivano da una grande sapienza. Per me, che sono responsabile in questo momento dei musei che contengono i capisaldi dell'arte occidentale, questo, capite, è un messaggio di straordinaria importanza. Sottolineare cioè ogni volta che se ne presenti l'occasione come le migliori punte della modernità sorgono da un sostrato profondo e profondamente conosciuto e introiettato. Picasso, i suoi contemporanei sono come cannibali che hanno divorato e assimilato tutta l'arte d'Occidente, che hanno succhiato energie profonde dalla loro radice mediterranea, di cui tutti potremmo e dovremmo essere fieri, ricordando come dalla Grecia antica tanto della nostra civiltà abbia preso le mosse e sia debitore, e lo hanno rifigurato e reinventato in una maniera che ancora ci parla, ancora ci ispira e ancora ci emoziona. E credo che questa mostra offra davvero il percorso più appropriato e più efficace per capire questo e altro ancora. Grazie. Grazie Cristina. Adesso the star of the show, il curatore, un grande storico dell'arte, specialista in Picasso, professore di storia dell'arte a Malaga, Eugenia Carmona, che come ha detto è stato non soltanto un prezioso collega, però anche un amico tramite il lavoro che abbiamo fatto anche anni fa
per la mostra Picasso Miró Dalí. Dopo lui è finito, voi sarete invitati di visitare la mostra, che ovviamente voi aspettate, però io vi chiedo 5 minuti di pazienza, perché io vorrei concludere, come di solito, con tutte le altre diverse dimensioni della mostra, che rende una mostra Palazzo Strozzi eccezionale in il contesto museale. Eugenio Camona. Tante grazie, buongiorno a tutti e a tutte, con queste meravigliose parole che mi hanno preceduto non so che cosa dire di più. Io mi ricordo che la prima volta che ho parlato con il presidente del comitato del Reina Sofia per dirle abbiamo la possibilità di fare una mostra con le opere del museo a Palazzo Strozzi, lui mi ha detto a Palazzo Strozzi come siamo fortunati. Perché Palazzo Strozzi è un'istituzione che si sguarda allo straniero, all'esterno di Firenze, di una maniera speciale e che ha la marca, la sicurezza di essere la qualità. No? Penso che forse i fiorentini non conoscono bene, no? Che come Palazzo Strozzi è sguardato da fuori. No? E quando ho avuto la prima conversazione con il direttore del museo e con la Manolo Borja Vigliele, con la capolavoro di collezioni Rosario Peiro, che alla fine è diventato direttore di questo progetto, e il direttore mi ha detto a Palazzo Strozzi sì, non voglio niente convenzionale, voglio qualcosa speciale, perché a Palazzo Strozzi solo si devono fare cose di qualità, e di ricerca e di ritrovamento delle manifestazioni artistiche che tutto il mondo pensa che conosce ma che non si conoscono bene. No? Io ho accettato perché come era lavorare con James, con Ludovica, con Antonella, io ho accettato questa sfida con tutto il piacere. E l'ha accettato con tutto il cuore, così si può dire, no? In questo momento. E abbiamo voluto fare una mostra veramente speciale, una mostra pensata per Palazzo Strozzi e delineata opera a opera per Palazzo Strozzi, sul piano, primo sul piano, no? Perché non si voleva di scogliere opere dopo di come si fa per lavorare, mettere bene le sale, no. E grazie al lavoro così di Gigi Cupellini abbiamo fatto la scelta di opere per opere e abbiamo fatto una maniera di pensare la mostra, come pensare la mostra. Come era Palazzo Strozzi dobbiamo pensare una mostra speciale. E qual era quel punto di partenza di questa qualità nuova? Siamo al 2014, e le opere di Picasso hanno un secolo. La modernità è... La visione della modernità è consacrata e si possono dire tante cose che volevano mostrare le cose che mai si hanno detto o che mai si hanno mostrato e mostrarla la prima volta a Firenze. Prima di tutto un Picasso che deve essere Picasso. Si parla tanto di Picasso, Picasso è per tutto, Picasso è come lo Spirito Santo, è il dono dell'ubiquità, no? E in tutti i parti, no? Io ricordo di qualcuno che mi ha detto, Santa Teresa di Gesù diceva che Dio è ancora nei piatti per mangiare, no? Tieni un piatto da Picasso, Picasso è così come Dio nelle piatti, no? E si parla tanto di Picasso che dire di Picasso? La risposta era facile, dire la verità. Dire quello che sappiamo davvero che Picasso era, soprattutto un artista. E come era questo artista? Questo artista era un artista diverso, che aveva soprattutto, che bisognava soprattutto ricercare sempre e che voleva sempre camminare verso il nuovo, ma ricordando sempre l'antico. E che voleva si trasformare da sé stesso. No? E che voleva fare variazioni sulla stessa opera senza pensare se lui apparteneva a un movimento o all'altro. Nella narrativa dell'arte moderna, quando si parla di Picasso, si le toglie, perché si parla di un Picasso che conviene alla narrativa che l'autore del libro vuole tracciare e non veramente a come Picasso era. E questo Picasso diverso è presentato qui a Palazzo Strozzi e per quello il Museo Reina Sofia ha fatto un grande sforzo perché abbiamo qui opere che il museo
bisogna Madrid per avere il livello che deve mostrare, no? Sono opere che hanno stato acquisite in momenti specialissimi, sono opere che hanno stato acquisite quando tutto il mondo, tutti i musei del mondo avevano opere su Picasso e non si poteva fare un errore al comprare un'opera di Picasso. E sono tutte opere che hanno una significazione speciale nella opera di Picasso. E vogliamo mostrare questo Picasso che è diverso e che fare un percorso che si deve vedere la prima opera, ritornare all'altra, ritornare sempre sulla strada per vedere come Picasso sta facendo. È un Picasso che, come le opere provengono del Museo Reina Sofia, si doveva mostrare quello che ha una relazione con il Guernica, ma di una maniera così speciale. Quando Picasso doveva pintare e dipingere il Guernica, veramente ha avuto un piccolo momento di strizia, perché ha detto: io non so che cosa devo fare, non ho visto mai un bombardamento, non ho visto mai una guerra come questa, che posso fare? E lui ha tirato del suo immaginario. Il suo immaginario degli anni 30 era quello del mostro che era umano e allo stesso tempo era una bestia terribile, no? Questa era la situazione negli anni 30, nelle cupi anni 30, e Picasso ha fatto questo percorso del mostro alla tragedia in un'unione magistrale. Ma come i disegni preparatori del Guernica si hanno mostrato negli anni 30, negli anni 40, 50, ma dopo, come sono fragili, non si possono mostrare molto, come solo il Reina Sofia ha questo, il Museo Reina Sofia ha questi disegni, mostrare questo percorso picassiano che è riconosciuto per tutti gli storici dell'arte, che cammina del mostro alla tragedia, del Minotauro al Guernica, è la prima volta che si fa. E credo che non so se si farà più volte, perché si bisogna la collaborazione immediata del Museo Reina Sofia per poter farlo. No? E per quello che penso che abbiamo qui a Firenze una situazione speciale per capire bene l'arte di Picasso. E allo stesso tempo che stiamo capitando bene l'arte di Picasso, mostrare come sono i rapporti della modernità di autori spagnoli che hanno fatto di una maniera speciale questo rincontro con quello che è fare l'arte moderna. La modernità è un senso generale, la modernità è universale, la modernità si sviluppa in tutti i paesi, ma veramente quando gli artisti provengono da situazioni culturali, politiche, similari, hanno gli stessi problemi. E quali sono le problemi che i creatori spagnoli hanno fatto? Noi potremmo avere parlato del cubismo, del surrealismo e fare un manuale della storia dell'arte con gli artisti spagnoli. Ma il direttore del Reina Sofia era chiaro, volevo qualcosa di speciale, qualcosa di nuovo. Volevo un progetto che per inaugurare una nuova maniera di vedere l'arte spagnola. E parliamo delle poetiche, delle esperienze dell'arte spagnola che alla fine sono più, non sono più importanti, più fondanti, non so come si dice in italiano, quando dico fondanti penso che sto parlando del cioccolato, non lo so, che sono più fondanti, che sono più iniziali, che sono più, no? E che abbiamo trovato? Abbiamo trovato che sempre si pensa che l'arte spagnola è un'arte della passione, dell'espressione, no? Del cuore, e che sono tanti artisti che hanno il capo in Juan Gris e la revisione del cubismo che fa Juan Gris, che hanno fatto di un'arte che va dal cubismo all'arte concreto, un'arte della forma costruita, della forma analitica, che era veramente, si bisognava di fare questa revisione dell'arte spagnola. Non si preoccupi, lei dice che questo non è il momento, perché devo spiegare la mostra. E quando abbiamo fatto questa sala con questi artisti dell'arte costruito, ricordo che tutto il mondo ha detto nel Reina Sofia: ma guarda, è la prima volta che si fa questa mostra, non si è fatto prima. Abbiamo dentro di una mostra originale spazi che non si hanno fatto prima, come questo dell'arte costruito. Dopo parliamo
è tutto il contrario, perché ogni sala nella mostra può essere una storia raccontata da principio a fine, che si chiude su se stessa e che non ha una delimitazione cronologica chiusa, che hanno delimitazione cronologica aperta. E la seconda sala è quella che parla del lirismo, di una nuova maniera di fare con la pittura poesia. Come? Riducendo la realtà al segno. Questo è lo spazio dove Picasso e Miró lottano per avere la primazia di come fare, no? I poeti degli anni 30 dicevano di queste opere di Miró e di queste opere di Julio González, con le quali ha inventato un nuovo senso della scultura, che quando Julio González riduceva la figura umana a un filo di ferro, stava facendo la poesia assoluta, perché era ridurre il generale all'essenziale, no? In terzo luogo abbiamo tutto il contrario, ogni sala è diversa e abbiamo il senso della realtà nella pittura spagnola moderna. Per me, in segreto, questa sala è un piccolo omaggio all'arte italiana, perché qui abbiamo come la pittura spagnola ha sguardato l'arte italiana moderno e come in tutta l'Europa, negli Stati Uniti e soprattutto nell'America Latina, quando si parlava della modernità non si parlava solo di Parigi, si parlava così d'Italia, no? Del Novecento italiano come modello. E questo rapporto è un rapporto modificato per la personalità degli artisti spagnoli che cosa hanno fatto? Hanno fatto qualcosa che ha detto Dalí in un articolo singolare dell'anno 1928. Dalí diceva: quando gli artisti spagnoli cercano la realtà, la cercano così vicina che la convertono in sopra realtà. E quando gli artisti spagnoli indagano nel subconsciente, indagano così di una maniera feroce che scoprono una nuova realtà. E per quello che parliamo di realtà e sopra realtà, in tutte queste due strade che si comunicano di una maniera particolare. Dopo parliamo così della natura come referente dell'arte moderna spagnola. Questo è una Spagna che forse Spagna che è un paese di paesi, no? Che è un paese dove si parlano molte lingue, che sono tradizioni culturali proprie in regioni, paesi che conformano la Spagna, no? Era molto importante fare un rincontro identitario con il moderno. E come si poteva fare questo rincontro identitario con il moderno? Si poteva fare pensando che il paesaggio originario poteva essere visto con gli occhi della modernità, e si rincontravano il fatto del moderno e il fatto dell'originario. No? E con tutte queste soluzioni abbiamo fatto questa mostra che credo che sarà una mostra che è pensata per essere vista a Firenze e per il futuro della ricerca e il conoscimento dell'arte spagnola. Io so che abbiamo poco tempo per parlare, ma voglio dire una ultima cosa. Prima di tutto ringraziare alla mia amica Ludovica Sebregondi di aver fatto il lavoro insieme con James e con Antonella, ma con Ludovica specialmente insieme nel lavoro sala a sala e nel catalogo. E dopo di questo, come i curatori sono sempre pericolosi perché sono di una vanità terribile, no? E voglio parlare più che altri. Io voglio dire una cosa che per me è importantissima in questo progetto. Per me questo progetto, che è il secondo, sapete che in Spagna si dice che non sono due senza tre, che è il secondo, mi ha dato la possibilità di qualcosa importantissima che per me è sentirmi fiorentino. Tante grazie. Grazie di cuore, Eugenio, e io devo chiedervi veramente 5 minuti di pazienza, io vorrei parlare su altri aspetti della mostra. Però comincio con il catalogo. E come il catalogo per Picasso, Miró, Dalí è scritto di uno toro, non è soltanto una collezione di saggi che è spesso trovato in cataloghi museali, è un solo racconto fatto da Eugenio Carmona e merita essere letto dall'inizio alla fine. È un fatto da Mandragora, che ha fatto un lavoro strepitoso su questo, è fantastico.
Siamo qui oggi in una bella giornata d'autunno. Io sono arrivato in questa città il 4 settembre 2006. Le portone del Palazzo Strozzi, se vi ricordate, erano tutti chiusi. Non era un banco, una pianta, un caffè, niente. E questo è soltanto 8 anni fa. Adesso abbiamo la nostra 17ª grande mostra. Avremo, quando apriremo in marzo, la 16ª mostra in Strozzina. Non contiamo le installazioni, le performances, le events. Abbiamo qui, come ho detto dall'inizio, fatto, io credo, insieme la squadra. Io non ho fatto niente, io sono giardiniero. Però la squadra ha trasformato questo palazzo come laboratorio per sperimentare come creare valore per la città in tutta la sua vastezza. Ci vediamo questo in tutte le maniere, le cortile, c'è un touchscreen che indica tutti i luoghi della città. Questa è la 20, ma io non posso dire in italiano, io non ho imparato italiano in 8 anni purtroppo. La 24esimo passaporto al territorio che abbiamo fatto, il 24, e l'anno prossimo per Expo facciamo un passaporto per Italia, Milano, Venezia, Firenze, Roma, che sarà dato nelle mani di tutti i cinesi che ricevono il loro visto italiano in Cina. 1.500.000 cinesi arrivano in questo bel paese con un passaporto fatto da Palazzo Strozzi, che ovviamente illustra questa bella città, bel territorio e bel paese. Questa è una trasformazione, secondo me. Facciamo anche diverse trasformazioni, creiamo nuove conoscenze, ristoriamo le opere d'arte, come ha detto l'assessore Nocentin. Facciamo veramente trasformazione in tutto che facciamo. Trasformiamo l'esperienza della mostra per pubblici diversi. Ancora, io non ho contato, forse il 12esimo, 13esimo, valigia famiglia, fatto sempre da Vanni di Filippo e di Bisonte. Questa volta tutto nero bianco, per scoprire la mostra e fare un proprio museo con i diversi pezzi trovati, può metterli qui e fare, ogni visitatore può, ogni famiglia può fare un museo. Ogni visitatore può andare in mostra con un drawing kit, un kit disegno fatto per aprire gli occhi alle opere nella mostra. Abbiamo una sala letture in cui invitiamo i commenti di ogni visitatore che mettono le loro risposte alle domande su post-its, e ogni mese cambiamo le didascalie nella mostra per mettere le più interessanti risposte del nostro visitatore. Questa è una mostra che riflette le voci del suo visitatore, del suo fruitore. Abbiamo come sempre le programmi, abbiamo le programmi per Alzheimer's, per le pazienti con Alzheimer's, che, in cui siamo considerati uno dei innovatori in il mondo per questi programmi. Trasformiamo l'esperienza di ogni visitatore che visita. Io ho parlato brevemente di questo. Questa è una cosa legata con la Guernica. Il librino di famiglia, adesso è il 15esimo librino Famiglie e Bambini. Questa volta abbiamo preso un soggetto molto serio, in un senso non è per i bambini, non è per un genitore di leggere a voce, è di leggere. Racconta le esperienze dei bambini durante le guerre del 1914 fino ad oggi, di prima guerra, fino al Siria, Somalia, adesso, passa tramite la Guernica con i disegni, i racconti, perché non possiamo ignorare che una mostra dell'arte, una fondazione che promuove la cultura, viviamo tutti insieme in un grande mondo in cui dobbiamo anche dichiarare il nostro valore e il nostro desiderio per la pace, che sarà celebrato questa domenica 21, giorno internazionale della pace, e il 20 novembre, che il giorno internazionale della dichiarazione dei diritti di fanciullo, che è chi finisce, chi ha la sua parte in questo libro. Questa è ovviamente cosa abbiamo diritto di farlo, perché Picasso stesso, la Guernica, una delle icone dell'antiguerra, le colombe della pace, e Picasso. Picasso stesso, pacifista, attivista, e abbiamo lasciato, lui ha dato il permesso di portare questa riflessione, mai più guerra.
Il nostro successo è un successo di squadra. Io non vado a ringraziare di nome tutti chi sono responsabili, perché sono tanti. La squadra, abbiamo una squadra qui di professionisti all'altissimo livello, a livello internazionale, invitato in tutti i grandi musei del mondo. Però la qualità e l'esperimento, anche il successo del Palazzo Strozzi, è dotato alle sostenitori, al pubblico privato, ai cittadini, a voi, ai giornalisti che scrivono, che capiscono. È dotato anche alla qualità delle decisioni del Consiglio di amministrazione. E io credo che il futuro di Palazzo Strozzi è assicurato e sarà molto bene, e dipende sulle decisioni di tutti i sostenitori e sui consiglieri. E andiamo a giudicare la qualità delle decisioni con la qualità del prodotto e della cultura che facciamo qui a Palazzo Strozzi. Aspettiamo e mi auguro di fare parte di questo bel futuro, di questa bella fondazione. Io invito a vedere la mostra e io vi ricordo che il 16 ottobre c'è una conferenza stampa su Contemporanea a Palazzo Strozzi, in cui annunciamo un programma di eventi e installazioni, cominciando con un'installazione di Franco Menicali, che è un artista toscano, e annunceremo anche la mostra primaverile di marzo 2015 sulla cultura, la scultura contemporanea, per abbinare alla nostra mostra sui bronzi ellenistici. Vi invito il 16 ottobre e ringrazio un'ultima volta il sostegno della regione e del comune per i contemporanei. Grazie a voi e bella visita.